Pieviluco è una frazione di circa 1000 abitanti del comune di Terni. Sorge in riva al lago di Pieviluco e a breve distanza dalla cascata delle Marmore. Il luogo dove oggi rimangono i ruderi del suo castello, Mons Lucus, era un bosco sacro dedicato alla divinità romana Velimia, moglie di Giano. Forse la prima costruzione che sorse sulla sua sommità fu proprio un piccolo tempio a lei dedicato, sostituito poi alla caduta dell'Impero Romano da una fortificazione di avvistamento. Per raggiungere la rocca occorre percorrere una strada sterrata e poi parcheggiare l'auto proseguendo a piedi. La salita è agevole, lungo un piacevole percorso semi-ombreggiato. Dopo circa 500 metri appare tra gli alberi la sagoma della torre. La rocca di Pieviluco è un complesso costituito da due parti distinte. Il palazzo, fatto costruire nel XIII secolo dai Brancaleoni, signori del luogo, sui resti di un precedente castello risalente ai primi anni del millennio, e la rocca, che assolveva ad una funzione militare difensiva. Sorta tra il 1364 e il 1368 per volontà del cardinale Albornoz, legato pontificio, per riaffermare l'autorità e il potere della Chiesa, ne divenne proprietario, insieme al territorio circostante, Blasco Fernandez di Belvisio, a cui si deve la ristrutturazione del palazzo. Di quest'ultimo si possono ancora distinguere la sala di rappresentanza, le stanze residenziali ed alcuni vani accessori. La vista della rocca domina la vallata sottostante e l'emergenza più significativa è rappresentata dal mastio, a pianta pentagonale determinata da uno sperone che si articola su 5 livelli collegati da una scala ottagonale. Lo spazio sottostante il castello, un tempo libero da vegetazioni per ragioni di difesa, è oggi coperto da una fitta pineta in cui si scorgono tracce delle fortificazioni che percorrevano tutto il fianco del monte fino al paese. Il lago di Pieviluco, il cui nome significa ai piedi del bosco sacro, presenta un paesaggio da lago alpino, incastonato tra i monti dell'Appennino. Thank you.
Dopo l'uccisione di Blasco Fernández ad opera degli abitanti di Piediluco nel 1368, vi fu una tremenda reazione da parte di Spoleto e del Papa Urbano V, che inviò le proprie truppe mettendo a ferro e fuoco la rocca ed il paese con processi sommari ed impiccagioni. Da allora vi furono moltissimi passaggi di proprietà fino alla fine del XIX secolo, quando il castello, cessate le esigenze di difesa, fu abbandonato fino ad assumere l'aspetto di rudere dei giorni nostri.